la Gobert che va all'attacco all'interno di Kocinski. Kocinski deve guardarsi da Gobert che adesso all'esterno tenta di passare, sono vicinissimi, passa Gobert, Corser, Gobert, Kocinski, Hodson sta avvicinando sulla scia, pronto a scattare all'ultima curva, ancora Gobert pronto a fare la sua staccata che lo scorso anno gli deve anche successo in prima gara, ed eccolo vicinissimo, gli passa davanti a Kocinski, ancora una volta Gobert sul quale personalmente ho puntato. Sì, rimango veramente estasiato da questo grandissimo sorpasso di Anthony Gobert che ha rifilato a John Kocinski presso a poco lo stesso schiaffo che gli aveva dato a Misano. Quando rivediamo, merita davvero di essere rivista questa azione, grandissimo davvero Gobert che sbaglia molto, ma quando non sbaglia va veramente forte, rischia molto, è sempre sul filo del... Dietro Troy Corser già... Carl Fogarty, Gobert, grande sorpasso all'interno a John Kocinski e sono 5. Ritrovato Falappa, presente ai box della Ducati e che era il mago delle staccate. Attenzione, Gobert all'interno, ancora un sorpasso nello stesso punto dove aveva bruciato Kocinski. Gobert riprende la testa come aveva fatto a Laguna in due manche, delle quali una gettata al vento. Ragazzino terribile, ma Chili non molla, lo ripassa e resta dunque in testa davanti a Gobert, Kocinski. Attenzione a Colin Edwards, quarto, girano fra Chili e Gobert, una battaglia davvero entusiasmante. Ancora Gobert all'esterno e poi all'interno ripassa davanti a Chili, ne vedremo delle belle. Si è avuto un'incertezza Pierfrancesco fuori dalle prime otto piazze. Attenzione a Gobert che ancora una volta piazza uno spunto all'esterno, va a chiudere il corridoio slide testa a testa tra il neozelandese e l'australiano che darà sicuramente battaglia. Cercherò di vincere il mondiale già al termine di gara 1. Ancora Gobert all'attacco, ritrova un altro spunto e poi non riesce a chiudere davanti a slide, può fare disastri Gobert. Sì, veramente una... Il peggiore che potesse capitare a Corsa. Attenzione, ancora Gobert all'esterno, trova il buco e ripassa davanti a Slides, lo costringe anche a una leggera decelerazione e per Slides davvero adesso la gara diventa una sfida nella sfida. Gobert che sta facendo faville, non scordiamo che su questa pista Gobert ha vinto già nel 94 quando esordì sulla Kawasaki. Vediamo se ci riprova al tornante in discesa, questa volta si infila e riesce anche a chiudere la traiettoria, quel tanto che basta per... Potevano riparare magari partendo in maniera diversa con questo rapporto. Mentre vediamo un attacco all'interno proprio di Anthony Gobert che poi arriva troppo lentamente, troppo velocemente, Light si rinfila. Oggi la produzione di Tele più 2 sta offrendo immagini davvero splendide. Gobert ancora attacca all'esterno, deve chiudere questo attacco con Kocinski, anche Corser tenta di approfittare e alla fine la spunta ancora una volta Anthony Gobert che a questi attacchi ci ha abituato. È vero che deve recuperare, ecco il momento probabilmente del sorpasso, ecco, questo... recuperato dalla regia. Guardate l'azione di Gobert, attacca all'esterno, prende la traiettoria più larga e poi chiude Kocinski alla corda.